verso destro, stop del pallone, il tiro da! Dalla tre quarti! L'hai fatto da casa tua! L'hai fatto da casa tua! Visto fuori il portiere! Dalla tre quarti ha stoppato il pallone! E poi l'ha mandato verso la porta! Ha tirato da casa sua! Parte centralmente Lazzaro, prova addirittura dalla distanza, un gran tiro! Rete! Lazzaro! Papera di Raffaella! E il Palermo in vantaggio! Go. 8 sul cronometro, ancora da giocare. Il sinistro di Marcolini ha visto Viviano fuori dai pali. Da impazzire Marcolini! A 8 dalla fine, un gol meraviglioso di Marcolini che forse vale la salvezza del Chievo. Incredibile, Marcolini, gol indimenticabile per lui. Ma che gol fantastico, eccezionale. Ma solo a pensarla una cosa del genere. Doppio di Morimoto, aveva giocato bene tra i due gol, costruendo anche due nitide palle gol. Adesso il morale non assiste alla squadra di Ballardini. Intanto c'è questo incredibile Che gol! Non ci credo! Mascara meglio di Maradona e Beckham! Questo è un gol che farà il giro del mondo! Sbalorditivo Mascara! Questo gol lo vedranno pure a Tonga, lo vedranno ovunque, è un gol meraviglioso! La geniale pazzia di Mascara su questo gol! Mascara! Riaprite il segnale a Tonga! Un altro gol meraviglioso di Mascara da quasi metà campo! Ci ha preso gusto! 1-0 Catania! Favoloso Mascara che non segna più gol normali, a pochi passi da Quagliarella che è in panchina sta segnando come l'attuale allenatore, o meglio giocatore dell'Udinese 2-3 anni fa, un gol bellissimo come il gol di Maradona al Verona. Niccoli! Un gol straordinario! Fabrizio Piccoli! Ma che fenomeno! Calcio di punizione per la Roma. Palla verso Marchetti che sbaglia clamorosamente! E c'è il gol di Miralem Pjanic per il 3-2 e poi si è girato come per dire ma io non devo giocare mai, ma io non devo mai tirare le punizioni. 3-2, Papera è ancora polemico con Zeman. Il pallone poi Volpi al volo. Quagliarella cerca il gol da centrocampo e lo trova, un gol straordinario di Quagliarella. 1-0 Sampdoria, in un momento di grande difficoltà della formazione blu cerchiata, si inventa qualcosa di fantastico Quagliarella. Parte Pino, rete! Recopa! Uno straordinario capolavoro! La controfigura di Maradona si è materializzata al Castellani. In profondità a cercare Toni De Sanctis, incredibile! Fiorentina in vantaggio, calcola male la parabola Morgan De Sanctis sul destro, credo di Roncaglia. Dopo 18 mesi e 10 giorni, in un modo che nessuno si poteva immaginare, è il gol dell'anno, è il gol di Bobo.